Anticipazione una vita, trama puntate dal 10 al 15 ottobre 2016. Lunedì 10 ottobre 2016. Philippe svelerà a Ramon una triste verità. Dato che la sua prima moglie è viva ed è ritornata da Cassias 38 per stare con lui, il suo secondo matrimonio con Trini non può considerarsi più valido. La Crespo, disperata, raggiungerà Celia, alla quale confiderà di essere molto addolorata e la sua decisione, quella di lasciare casa Palacios. Guadalupe, che soffre di pellagra, peggiorerà e Manuela e Herman saranno molto in pena per lei. Il dottor della Serna poi raggiungerà Cayetana, alla quale farà una richiesta importante, riottenere i suoi soldi. Ma la signora sarà implacabile e lo affronterà duramente. Con il denaro Herman potrebbe comprare i farmaci giusti per poter curare adeguatamente Guadalupe, che inizierà a delirare a causa della forte febbre. Rossina e Maximiliano, per un piccolo intoppo, si vedranno costretti a pernottare in soffitta. Martedì 11 ottobre 2016. Ursula consiglierà a Cayetana di tenere a bada Herman, parlandogli di Innocenzia e minacciando di ucciderla. Herman si allarmerà quando scoprirà che la Dark Lady sa che la piccina è ancora viva e non morta, come la signora avrebbe invece voluto per vendicarsi di lui e di Manuela. Guadalupe peggiorerà ancora e finirà per non riconoscere Pablo e Manuela. Herman, disperato, raggiungerà Ramon, al quale chiederà un grosso favore: il denaro per finanziare una cura sperimentale in grado di aiutare i malati di pellagra. Intanto un pesante nubifragio si abbatterà sul piccolo quartiere di Madrid. Mercoledì 12 ottobre 2016. A seguito del ritorno di Lourdes, Trini prenderà una sofferta decisione: lasciare il suo amato e trasferirsi altrove. Quindi scriverà una toccante lettera a Ramon, che fino a qualche giorno fa era suo marito, e deciderà di recarsi a casa di Celia per chiederle ospitalità. Intanto Philippe comunicherà a sua moglie di aver finalmente ottenuto l'incarico di guerra. Cayetana si appresterà a raggiungere Augusto in carrozza, ma a causa del pesante nubifragio inciamperà e cadrà rovinosamente a terra, urtata da una persona misteriosa, e perderà i sensi. Giovedì 13 ottobre 2016. Herman, passeggiando per strada, si imbatterà in una donna ferita e sanguinante e deciderà di salvarle la vita. Poi, guardandola meglio, resterà sconvolto. Cayetana, se non fosse intervenuto in tempo, avrebbe perso la vita. L'uomo sarà molto sospettoso e quando ritornerà a casa racconterà l'accaduto a Manuela, alla quale confiderà di avere un tremendo sospetto. E se fosse stato Augusto a tentare di uccidere la donna? Saputo dell'accaduto, il latifondista raggiungerà la ricca signora e si mostrerà dispiaciuto, gentile e premuroso nei suoi confronti. Venerdì 14 ottobre 2016. Ramon, quando leggerà la lettera di Trini, precipiterà nella disperazione più cupa. Lourdes, invece, sarà molto felice che tutto si sia risolto per il meglio. Adesso lei, Maria Luisa e Ramon sono finalmente una famiglia. Juliana inviterà Philippe a non prendere il posto di Jesus al ministero, mentre Rosina in soffitta si lascerà andare a delle confidenze fin troppo intime su Maximiliano e il giorno seguente inizierà a temere che siano finite alla mercé di tutti. Cayetana, dopo essersi ricordata che a salvarle la vita sia stato Herman, si scoprirà nuovamente innamorata di lui, mentre il valente dottore inizierà a studiare una valida cura per aiutare i malati di pellagra, tra cui Guadalupe, a guarire, e ciò grazie al denaro del signor Palacios. Sabato 15 ottobre 2016. Justo andrà su tutte le furie quando si accorgerà che grazie all'intervento di Herman, Cayetana non sia passata a miglior vita. Ramon, deciso a restare accanto a Trini, nonostante il ritorno della prima moglie di Lourdes, le darà un appuntamento. Ma la Crespo,
disattendendo le aspettative dell'uomo e per non far soffrire Maria Luisa e Lourdes, deciderà di non presentarsi. Le ricerche sperimentali di Hermann sulla pellagra lo porteranno ad una svolta importante. Justo intanto per aver aggredito Cayetana, potrebbe essere accusato di tentato omicidio e di finire in carcere. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.